Siamo in presenza della maestra Teresa Cenni, la quale ha insegnato per 25 anni ed è entrata di ruolo nel 1979 a Campo Morone in provincia di Genova. Ed è andata in pensione nel 2009 mentre insegnava alla scuola Matteotti di Firenze. La prima domanda che vorrei farle è: qual è stata la motivazione che l'ha spinta a scegliere il ruolo dell'insegnamento, il ruolo dell'insegnante, e qual è stato il suo percorso formativo? Io abitavo in campagna, ero una bambina che amava molto leggere, amava molto i libri e ho pensato che mi sarebbe tanto piaciuto continuare a leggere, avere sempre a che fare con la cultura e poter aiutare i bambini e le bambine a crescere con questi desideri di conoscere tutto, di conoscere la realtà. Quindi la professione di insegnante è sempre stata proprio nel mio cuore fin da piccola. Poi appunto mi sono iscritta all'istituto magistrale dopo aver frequentato la scuola media a Imola, e all'istituto magistrale ero una studentessa piuttosto semplice, però una studentessa che si impegnava molto e che frequentava la biblioteca, che insomma era molto attenta alla propria realtà, finché ho dato il mio esame come studentessa, l'esame di maturità, chiamiamolo così, e allora erano 4 anni che si frequentava l'istituto magistrale Alessandro da Imola, Imola, che io provengo da Imola. Poi appunto poi mi sono sposata e sono venuta ad abitare a Firenze a 25 anni e ho cominciato a pensare di entrare proprio nel vivo dell'insegnamento tramite i concorsi. Però avevo anche appena sposata, dopo un anno mi è nato subito un bambino, quindi ho dovuto aspettare che fossero, poi dopo un altro, dopo 16 mesi, ho dovuto aspettare che fossero appena svezzati, un po' più grandini, certo, per cominciare con i concorsi pubblici a trovare la mia strada, e così è stato. Okay. E quali sono state le discipline studiate alle magistrali e se c'era la possibilità di effettuare tirocini? Sì, le discipline, quelle standard, tutte quelle dell'area umanistica, dell'area logico-matematica, dell'area antropologica. In più appunto c'era anche il tirocinio, e quindi ho fatto le mie prove a suo tempo e capivo che erano una conferma per me. Va bene, e la prossima domanda riguarda: come è entrata di ruolo e come venivano svolti i concorsi? Ecco, i concorsi c'era da preparare il testo, quindi in italiano. Io portai come autrice Grazia Deledda, avevo letto i suoi libri, insomma una donna che mi era piaciuta. Poi per la parte pedagogica invece avevo scelto Makarenko, questo scrittore russo, per cui avevo anche studiato sotto il profilo pedagogico come lui si era attivato nella società del tempo. E quindi insomma fu un esame buono, anche se con semplicità, non ero andata a cercare grandi cose, ecco. Va bene. La prossima domanda riguarda le difficoltà iniziali che ci sono state nelle prime esperienze proprio dell'insegnamento, quindi i primi anni, anche i primi momenti dello stesso anno in cui è entrata a insegnare. Sì, le difficoltà iniziali ci sono state per il fatto che bisognava essere molto presenti nella programmazione e frequentare anche tutti gli incontri, le assemblee con i genitori, e trovandomi lontano da casa con appunto, io ho detto che ho cominciato a Genova, in provincia di Genova, insomma non mi sentivo proprio di poter dare il meglio di me stessa, avevo sempre il pensiero della famiglia. Fatto sta che io mi ammalai anche di afasia, e quindi ho somatizzato questo discorso della lontananza, e quindi ho dovuto lasciare il mio insegnamento poi a Genova e sono venuta a Firenze. A quel punto
ho trovato meno difficoltà perché ero nella città che avevo scelto, dove avevo scelto di vivere e ho sempre avuto con i colleghi questa unità di intenti, questa sinergia che è importantissima quando si lavora insieme. E ho cominciato con il tempo pieno, quindi si faceva con i colleghi questa organizzazione e ero una giovane mamma, quindi diciamo che era ancora un po' teorica come modalità, però piano piano poi Sì. sono fiorita, perché bisogna considerare che ognuno di noi quando comincia è un po' come un germoglio, Ah, poi sì. dopo Sempre fatto tempo pieno. Ha avuto. all'inizio tempo pieno, però Ok. dopo alla Matteotti noi siamo, io e la mia collega siamo state le pioniere del modulo, quindi avevamo la responsabilità di un'area di insegnamento personale. Io avevo scelto l'area linguistica e lei ha scelto l'area logico-matematica. Ok. Quindi io insegnavo italiano, storia, educazione all'immagine, ci dividevamo l'educazione motoria. Poi io facevo religione, la mia collega invece faceva un'attività alternativa e insomma siamo riusciti comunque a lavorare molto bene. Ok, quali erano i requisiti richiesti per diventare insegnante di religione? Bisognava che uno avesse frequentato un corso di aggiornamento e poi che il vescovo potesse dare la sua approvazione, che non ci fosse da parte anche della parrocchia nulla che ostasse a questa scelta, quindi veniva richiesto Sì. anche questo, un lascia passare, come dire, un permesso. Ok, e per quanto riguarda invece la strutturazione della classe, per esempio i banchi, diciamo che prevalentemente sono sempre stati in file, diciamo. Sì. Ha mai avuto esperienza comunque di sperimentare Molto. altre? Io Ok. ho sperimentato la classe laboratorio, io ero molto contenta quando mettevo anche i bimbi a lavorare nel cerchio, facendo il cerchio con i banchi, oppure quando li facevo lavorare a gruppi. Sceglievo di far lavorare i bimbi in gruppo, specialmente nell'area antropologica, perché in questo modo i bimbi che avevano un rendimento più difficile trovavano in una compagna o in un compagno una certa fiducia a esprimersi, perché di solito i bimbi amano di più imparare da un compagno che dall'insegnante, che è pur sempre un adulto, e i risultati ci sono sempre stati, e anche una certa disciplina, perché i bimbi ci tenevano, poi i vari gruppi si confrontavano, quindi ognuno aveva un po' come uno spirito di concorrenza nei confronti dell'altro, ognuno voleva dare il meglio, era bello. Per quanto riguarda il teatro, a cui ha dato molta importanza, ha dei ricordi di cui ci vuole parlare? Allora, il teatro ritengo che sia un'attività fondamentale per la scuola e per i bambini, per aiutare soprattutto quelli più timidi a esprimersi e per sapersi mettere un domani nei panni degli altri, perché questo per la convivenza è importante. Poi succedeva nel teatro che certi bambini che magari sul piano curriculare, nelle attività, non avevano mostrato tanta sicurezza, poi sapevano invece lì trovare delle chance buone, quindi c'era una valutazione migliore. Io ho fatto parte di un gruppo teatrale chiamato La Cimosa con alcune colleghe e abbiamo portato in scena, ad esempio, Le streghe tratto dal romanzo di Roald Dahl, ma abbiamo portato anche Gian Burrasca, abbiamo portato anche il barone Lamberto di Rodari, cioè abbiamo cercato di dare un buon esempio per questa attività, per promuoverla di più, Certo. e c'è stato sempre un certo successo e i bambini hanno imparato anche a imitarci. Ecco, Ok, com'è stato il suo rapporto con i libri di testo? una grande cura nella scelta del libro di testo, perché
pensare di dover utilizzare per un anno uno strumento così importante, allora quando arrivavano le rappresentanti delle case editrici ci portavano diversi esempi e noi avevamo modo appunto di controllare come fossero questi libri di testo e io avevo una cura particolare per le illustrazioni, per il lessico, per i concetti presentati e mi ricordo che c'era una di queste rappresentanti che aspettava sempre il mio giudizio proprio perché ero esigente. Per i bambini, perché il meglio bisognava dare ai bambini. Ecco, questa è Certo. l'importanza dei libri. E io stessa poi mi procuravo e spendevo anche diversi soldini per essere aggiornata, perché frequentavo sempre molti corsi di aggiornamento, e Ah, per ok. essere aggiornata mi compravo molti, molti testi. Insomma, ho Quindi sono dedicato stati molto. necessari i corsi di aggiornamento. Io ritenevo che fossero un ampliamento delle conoscenze per avere una proprietà di lavoro, di Certo. linguaggio migliore, quindi ho sempre frequentato i corsi di aggiornamento, a volte a scapito anche della mia presenza in famiglia, ma insomma Ho capito, sì. trovavo che poi mi rendevano quello che io, il tempo impiegato. Era ben Era un speso, tesoro, era ben certo. Per speso. quanto riguarda invece la relazione col dirigente, com'è stata? È Sì, cambiato nel tempo? noi abbiamo avuto la fortuna di avere, io perlomeno ricordo nella mia, le posso anche nominare perché sono state due grandi, nella mia carriera ho avuto la fortuna di conoscere due grandi dirigenti. Ora, tra l'altro, quasi quasi mi commuovo. Questa cosa è un po' particolare. Una, la signora Gina Pezzati, quando ho fatto il mio primo anno alla Vittorino da Feltre a Ponte Aema e quando ho fatto il mio primo ciclo alla scuola di Sorgane, qui in provincia di Firenze. E l'altra dirigente, la signorina Corrada Falugi, quando sono entrata alla Matteotti. E lei era una persona speciale veramente, era molto amata da tutte le colleghe e questo la dice lunga perché quando una persona che è un tuo superiore è amato vuol dire che nel suo lavoro non solo ha una competenza, una professionalità, ma anche una grande umanità. Sì. Per quanto riguarda invece, cambiando argomento, i metodi valutativi proprio Sì, con i bambini, sì. Sì. come riteneva di valutarli al meglio? Per quanto riguarda appunto la valutazione, noi avevamo le nostre prove di verifica, ma durante l'anno si teneva conto, ecco, del progresso, diciamo, personale, perché abbiamo sempre detto che la valutazione non è come un vestito standard su misura uguale per tutti, ma deve tenere conto Certo. del bambino, da dove Del bambino viene, singolo, com'è, certo. come si presenta e quindi qualcosa di appunto di personale. E, ognuna di noi teneva nella propria agenda, teneva diciamo degli appunti su ogni bambino in modo da vedere, Dare valore a ciascuno ecco, anche, da certo. regolarsi, in modo da regolarsi. Sì, E sì, sì. quando si facevano varie prove, si appunto registrava il tutto, poi abbiamo avuto delle valutazioni numeriche, poi le valutazioni con giudizi e anche lì mettevamo molta cura, noi non prendevamo parole da mettere insieme, ma cercavamo appunto di esprimere e scrivevamo anche parecchio. Sì. Va bene, grazie mille. Nonostante avessimo tanti bimbi, perché noi avevamo sempre 25 bambini, Quindi classi molto numerose molto sempre. numerose, sì. Ok. Ha mai avuto a che fare con una classe in cui vi erano pochi bambini? No, sempre Sempre. molti, poi abbiamo anche avuto un anno in cui
una mamma spostò il bambino dalla scuola dove andava e lo volle mettere con noi Quindi perché aumentavano. noi, sai, noi avevamo un certo stile, la collega ed io, uno stile appunto fatto di non solo di competenze, ma fatto soprattutto di umanità e anche col bambino. I bambini sono delle persone, prima di tutto, e l'ascolto ai bambini. Far sentire il bambino un grande, cioè a volte i bambini diciamo, con molta signorilità si allontanano perché sono bambini e non gli si dà tutto quel peso che invece devono avere. E noi invece io ho sempre ritenuto l'attenzione e l'ascolto al Certo. bambino come fosse un adulto, un Sì. grande rispetto per il bambino. E per quanto riguarda invece le teorie didattiche che ha scelto di adottare, quali sono state? Sì. Per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano, visto che era di mia pertinenza, io usavo nell'apprendimento della lettura e della scrittura un metodo misto tra globale e fonico-sillabico. Comunque utilizzavo molto ciò che i bambini conoscevano, cioè le favole e tutte le illustrazioni, per cui c'era un approccio molto graduale, molto gioioso. I bimbi hanno sempre imparato senza tante difficoltà e avevo sempre delle strategie. Io ritenevo che la scuola appunto dovesse essere, come insegna anche Gianni Rodari, per me è stato un grande maestro, la scuola della gioia, delle cose belle, quindi ogni giornata diventava come un cappello a cilindro, io dovevo tirare fuori qualcosa di Sorprende. nuovo. Per quanto riguarda ad esempio la storia, anche quella era di mia pertinenza, cercavo di far vivere ai bambini in classe una drammatizzazione. Ogni volta che c'era una lezione, io facevo in modo che loro potessero diventare i personaggi con i ruoli Quindi importanti. Quindi recitazione. c'era il re, quindi c'era il servo, quindi c'era la regina, c'era il popolo, ognuno aveva un ruolo e dopo aver studiato dovevano interagire fra sé. E questo li faceva apprendere senza fatica. È vero, memorizzare, Abbiamo ricordarsi il anche avuto tempo. un premio noi come scuola per quanto riguarda la storia, perché anche quando c'era la ricreazione, ci fu un periodo che gli facevo delle fotografie, insegnavo il neolitico, allora gli facevo delle fotografie mentre loro aggeggiavano con dei bastoncini di legno, eccetera, eccetera. E abbiamo avuto un premio, un viaggio che si è fatto a un museo a Cortona, quindi insomma è stato interessante, gratuito e quindi bello. Ok, da un punto di vista normativo invece, ci sono stati dei cambiamenti che hanno influenzato sul modo di insegnare? Ma io avrei dovuto avere dei cambiamenti se non avessi trovato dei risultati. Siccome i risultati li avevo, anche perché appunto era molto personale questo mio modo di fare, io ho continuato, poi quando è arrivato il momento dell'informatica, di questo si è occupata la mia collega perché io appunto avevo l'area umanistica e quindi non ho trovato. Poi insomma, siamo state anche lì pioniere nell'informatica, ma io non l'ho utilizzata, ecco, nelle mie materie. Ok. E per quanto riguarda invece gli esami alle elementari, come erano strutturati? Gli esami che poi appunto sono andati a finire, gli esami venivano strutturati in modo semplice perché c'era tutta la programmazione scolastica dell'anno e al momento dell'esame doveva esserci la giornata, la mattina del testo, la commissione poi l'avrebbe valutato questo testo, poi il giorno dopo la prova della matematica, un problema e delle operazioni e poi si cominciava con l'orale a fare
specialmente nell'area logico-matematica, delle operazioni alla lavagna, poi c'era la prova orale dell'area antropologica, quindi storia, geografia, scienze. Però i bambini portavano quello che avevano preparato come delle tesine, oggi le chiameremo tesine, ma i bimbi si erano preparati, allora c'erano le enciclopedie per fare le ricerche, chiaramente non c'era quello che c'è oggi, che si trova molto Su velocemente, Wikipedia. facilmente. Ecco, e quindi era bello anche in questo lavorare in gruppo, anche in classe, non solo in famiglia, perché i genitori si rendevano anche disponibili, quelli che avevano più possibilità, che avevano magari più Certo. testi, di invitare qualche compagno Compagni a che casa, invece lavorare era un pochino insieme. più sfortunato, ecco. Certo. E quindi abbiamo sempre avuto il supporto dei genitori, perché il rapporto con i genitori è importantissimo. E a questo riguardo, ritiene che sia cambiato il rapporto genitori-insegnanti nel tempo o Ma io no? direi proprio di sì, perché i genitori oggi sono diventati, diciamo che sono diventati, non dico professori, ma quasi tutti i genitori sono Beh, è vero. laureati, quindi nelle professioni è richiesto un titolo di studio più alto, per cui non c'è più quell'affidamento, quella fiducia che c'era a suo tempo, perché oggi il genitore pretende sicuramente di più. Ma l'importante è sul piano umano, come persone. E invece per quanto riguarda la relazione bambini-insegnanti, ritieni che sia cambiato nel tempo? Ritengo che sia cambiata, e non poco, perché i bambini di oggi, intanto è cambiata la società e quindi sono cambiati anche i genitori, un cambiamento generale. I bambini di oggi hanno tante attività sportive e quindi non hanno tutto il pomeriggio da dedicare alle letture, da dedicare ad attività scolastiche, diciamo, ulteriori. I bambini di oggi, quindi, con gli insegnanti hanno un rapporto così di apprendimento piuttosto essenziale. Ecco, poi a casa hanno una strumentazione per cui possono spaziare e integrare molto di più, hanno dei genitori con una grossa cultura, quindi è indubbiamente diverso. L'insegnante comunque, con la sua empatia, con le sue risorse, ha sempre fatto leva sui bambini, perché c'è anche un rapporto affettivo molto importante da mantenere. Ecco, quando insegnavo io, il rapporto affettivo forse era più forte. Oggi i bimbi, per l'esperienza così che vedo, hanno un rapporto più formale. Ok, e invece per quanto riguarda il rapporto bambini, insegnanti, però ai tempi quando andava lei a scuola alle elementari. Quando andavo Sì, io ero esatto. bambina proprio. Se lei guardando a Sì, se stessa come sì. insegnante, si ritiene di aver fatto, diciamo, un lavoro diverso da quello che lei ha avuto durante i suoi anni all'elementare. Sì. Quando io ero bambina e frequentavo una scuola di campagna, c'era bisogno di essere molto partecipi, quindi l'insegnante ci faceva fare dei turni per mantenere accesa la stufa, per fare un po' come le infermiere, tra virgolette, lei ci chiamava un po' così, dovevamo controllare specialmente i maschietti che venivano a scuola se erano pulite le mani, se erano pettinati, tutte queste norme igieniche. Poi avevamo nella maestra una persona che conosceva bene
l'ambiente pure rurale, per cui doveva seguire il ciclo delle stagioni nelle sue lezioni, e specialmente per scienze ci faceva fare l'erbario, raccoglievamo le erbe, poi ci faceva avere una conoscenza molto profonda di tutta la realtà senza andare a cercare troppo nei libri qualcosa di lontano. Si doveva fare lo studio di ciò che era vicino, ma anche questo non impoveriva, perché è molto importante avere il metodo, non cercare il nozionismo, ecco, la sapienza, il nozionismo. Quindi questo io l'ho trovato una cosa molto importante da trasmettere veramente, che si può insegnare qualsiasi cosa, l'importante è avere il metodo, per cui e l'epistemologia di quella materia, per cui dopo si può trasferire tutto quello che si fa per quella materia nelle altre materie, cioè serve un metodo e un'organizzazione. Certo. Dopodiché, e questo veniva fatto e io poi l'ho tenuto come, diciamo, esempio per me, anche se con i tempi che cambiavano, è chiaro che ho ampliato molto di più, insomma, la conoscenza delle cose anche a livello così di enciclopedia, ecco. Ok. Allora, ci avviamo alla fine dell'intervista e le chiedo se ha un ricordo di cui vuole parlarci, un bel ricordo o anche un brutto ricordo. Allora, un bel ricordo è quello della mia classe, come la classe io la tenevo, perché con questo principio e la bellezza che salva il mondo, io intendevo tenere una classe sempre bella e ordinata, e quindi avevo tanti cartelloni, li facevano i bimbi, e curavo molto il disegno, e appunto facevo a loro questa sintesi di quello che dovevamo fare per vivere, raccontare e scrivere. Quindi la preparazione doveva passare attraverso queste tre fasi, e per cui si partiva dalla loro esperienza, poi dovevano verbalizzare, imparare a parlare e poi dovevano anche scrivere, magari in forma più sintetica, logicamente, quello che avevano detto. E anche i loro quaderni erano tenuti con ordine, io correggevo assolutamente sempre i compiti, non ho mai lasciato un compito non corretto perché era il loro lavoro e quella era la loro ricompensa. Cioè io ho insegnato con dei principi che gratificavano molto i bambini, attraverso i bambini le famiglie, quindi i genitori. E ne ho avuto poi rispondenza perché i genitori mi volevano molto bene. Bene, allora io la ringrazio e grazie mille davvero.